Questo programma è offerto da Crea, arreda con te. Enrico! Buon compleanno, Margherituccia! Auguri! Enrico, non mi dire che ti sei ricordato! Ma come potrei dimenticarmi il 35esimo compleanno della mia mogliettina? Oh, Enrico, mi fai una donna felice! Non vedo l'ora di dire a Clara che ho perso la scommessa! Pensava che me ne sarei dimenticato, eh? Sì, ha detto che saresti caduto dalle nuvole o cose del genere. E invece no, quell'arpia ci rimarrà malissimo, soprattutto quando saprà che ti ho portato un pensierino. Oh, ma Enrico, non dovevi. Ma come sarebbe a dire non dovevo? Se mi dimentico, ti lamenti. Oh, ma dai, Enrico, è un modo di dire, no? Cos'è? Eh beh, una giornata in un centro benessere, sai, completa di massaggi, fanghi e tutte quelle cose con i nomi strani che io non so neanche cosa voglio Grazie, dire. Grazie, Enrico, in un centro benessere di lusso, ma è meraviglioso! E poi è per due persone, ci puoi andare con chi vuoi, magari anche con Clara, così si addolcisce un po'. No, mio caro, io voglio andare col mio marittino. Pensa, Enrico, ti immagini? Io e te, tra i fanghi d'alga, immersi in acque solforose. Ti sto immaginando. Ah, questa è Clara, eh? Sarà senz'altro lei. Arrivo. Oh, ciao Clara, vieni. Tanti auguri. Ciao, uomo inutile. Sai che giorno è oggi? È la giornata della rottura di scatole. No, testone, ritenta. No, Clara, lascia stare. Si è ricordato. Cosa? Non mi dire, nessuna amnesia. Sì, e mi ha fatto anche un bellissimo regalo. Pensa, una giornata intera e un nuovo centro benessere. Comunque, ti devo una cena, sì, a questo punto. Sì. Margherita, ecco. Questo è il mio regalo. Oh, grazie, Clara, ma non dovevi. Beh, ormai te l'ho dato. Ma no, è un modo di dire, Clara. Oh, manuale dei single? Non ti piace? Oh, sì, mi piace, sì. No, perché se non ti piace me lo puoi anche ridare, eh? Ma figurati, Clara, mi piace moltissimo, lo leggerò volentieri. Solo che io sono felicemente sposata. Sì, come dico sempre io, lei felicemente, io sposato. Appunto, senti cosa dice. Guarda, Margherita, che i matrimoni possono anche finire. Ed è bene essere pronti per ogni evenienza. Sono o non sono la tua migliore amica, eh? Io parlo per il tuo bene. Ma Clara, che cosa dici? Io e Enrico non ci lasceremo mai. Convinta tu. Beh, adesso ti devo lasciare. Devo andare a riprendere il mio pappagallo Ugo dal veterinario qui sotto. Poi ci vediamo, sì, eh? E festeggiamo! Ma certo, Clara, ciao! Ancora auguri! Grazie per il regalo! Ciao, Clara, ciao! Ci vediamo stasera! Che tipo è, Clara? Ti pare un regalo? Manuale per single. Ma Enrico, vero che noi due non ci lasceremo mai? Temo di no. Sai che non mi va di avere questo libro dentro casa? E mettilo sul balcone. No, intendevo, ho paura che abbia delle vibrazioni negative. Io non voglio che ci separiamo, Enrico. Non voglio tornare single. E allora buttalo io. Eh no, non posso. Me l'ha regalato la mia più cara amica. E allora rifilalo a qualcuno. Dici che si può riciclare i regali. E poi se Clara se ne accorge? Ma va, figurati. Magari a sua volta l'ha già riciclato. No, che cosa dici? Clara queste cose non le farebbe mai.
Sai cosa possiamo fare allora? Lo regaliamo a Ilenia. È stata promossa a un esame. Ma va veramente? Il suo primo esame? Ma è un miracolo, eh? È aperto! Buongiorno! Lupus in fabula! No, signor Enrico, sono Ilenia. Signorina Ilenia, ho saputo del suo esame. Sì, è stata dura, ma alla fine ce l'ho fatta. Il professore è un mio amico e ha chiuso un occhio. E forse tutti e due. Beh, comunque complimenti. Grazie. Guardi, con l'occasione abbiamo preso un libro proprio per lei. È un regalo. Sì. È un libro dei single. Visto che non è ancora fidanzata, può esserle utile. Ma spero di aver tempo per leggerlo. Ciao Zietti! Ciao Ilenia! Ciao Mattia! E ho saputo del tuo esame, complimenti! Grazie! Enrico, vieni a vedere l'altro regalo che mi hai fatto! Che cosa? Ma non ti ricordi? Mi hai fatto un vestito meraviglioso! Anzi, l'ho comprato io con la tua carta di credito! Ah, chissà che bello! Ma sì, ma se non l'hai ancora visto! Ma sono sicuro che bello, è proprio quello che volevo ma prenderti sì, io. Ma è meraviglioso. Scusate ragazzi, veniamo subito. Ma è meraviglioso. Ma è avuto un gusto meraviglioso. E questo cos'è? È un regalo per te, per avermi tinteggiato la camera quando ero fuori città. Ma figurati, è stato un grande piacere. Anzi, se hai bisogno di qualcos'altro, dimmelo pure. Ah, grazie Mattia. Però adesso devo andare perché devo preparare un altro esame e stavolta non conosco il professore. Come? Ti spiegherò dopo, eh? Ciao e grazie ancora. Il manuale dei single. Ma io cosa ci faccio con un libro? Ciao Mattia. E gli zii dove sono? Ah, sono di là. Sai, mi volevano lasciare solo con Ilenia. E perché dovevi restare solo con Ilenia? Che cosa dovevi dirle di così intimo, eh? Le hai chiesto di uscire. Ma no, cosa dici, caro Giulio? Vedi, io le donne le cucino a fuoco lento. Ah, piuttosto, questo è un regalo per te, per ringraziarti per aver tinteggiato la stanza di Lenia. Sì, ma le hai detto che il lavoro l'ho fatto io. Ma che scherzi, certo. Mi sembra di sentire delle altre voci. Oh, ciao Giulio. E Lenia? È andata. E tu, Giulio, come vai qui? Sono qui solo per fare gli auguri alla zia. Che bravo ragazzo! Auguri zia! Grazie caro! Anch'io sono qui per fare tanti auguri alla mia zietta preferita! Auguri! Zia, grazie. Devo dirti una cosa. Dimmi caro! Sai, se avessi avuto qualche soldino ti avrei fatto un bellissimo regalo! Oh, Enrico, dai 50 euro Mattia! Grazie zia, ora posso proprio andare! Tanti auguri! Grazie caro, e spendine la mia salute! Grazie zia, grazie zio! Sanguisuga! Allora adesso vi lascio perché ho da fare. Ah, che caro, che Mattia! Dio, guarda che cosa mi ha regalato Mattia. Il manuale dei single. Che fa, mi prende in giro? Te l'ha regalato Mattia? Sì, la deve smettere di prendersi gioco di me. Ma la vorrei proprio vedere la faccia che farebbe se mi mettessi con Ilenia. Farebbe la stessa faccia che farei io. Vabbè, comunque io questo libro non lo voglio. Vabbè, regalalo a qualcuno. Così fan tutti. Si può? Che fai? Prima entri e poi chiedi permesso? Sento una voce gracchiare, eppure Ugo dal veterinario. Ciao Giulio. Buongiorno Clara. Cosa stai leggendo? È un libro di Guareschi. Il manuale dei single, mi è stato appena regalato. Ah sì, eh? Dov'è Margherita? Eccomi. Oh, ciao Clara, l'hai fatto presto, eh? Scusa cara. Sì? Dov'è il libro che ti ho regalato? È di là in camera, è sul balcone. Ecco. Se non ti piaceva, facevi prima dirlo invece di regalarlo a Giulio. Ma io non l'ho regalato a Giulio, l'ho regalato a Ilenia. Ma se l'hai data a Ilenia, come mai ce l'ha lui? A me lo ha dato Mattia. Ho capito tutto. Allora, noi l'abbiamo dato a Ilenia. Ilenia l'ha dato a Mattia e Mattia l'ha dato a Giulio. Il libro più veloce del West. Sono molto delusa, Margherita. Non pensavo che tu riciclassi i regali. Soprattutto... uno mio! Ma dai, non fare così, Clara, ti prego, dai! È permesso? Ah, salve! Sono venuta a farle gli auguri, signora Margherita, auguri! Grazie, grazie! Non credo che riuscirò a perdonarti.
Se almeno tu fossi stata sincera con me. Ah, ma allora le è proprio piaciuto, il libro che le ho regalato l'altro giorno. Addirittura se lo porta dietro. Non si riciclano i regali. Oh, che delusione che mi hai dato, non ti perdonerò mai. E brava Clara. E poi non dite che non ve l'avevo detto.